buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Buonasera, grazie. 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 Concordo. Mi piacerebbe che ognuno di voi, almeno per 24 ore, si trasformasse in una mosca per poter svolazzare indisturbato all'interno del Parlamento. Potreste entrare dalla porta principale, appunto la piazza di Montecitorio, dove i carabinieri, che sono lì sempre sull'attenti, e ringrazio, ci sono anche qua alcuni carabinieri e poliziotti, grazie per il vostro lavoro, sono costretti un attimo, poi dopo gli facciamo l'applauso alle forze dell'ordine. I carabinieri sono costretti fuori Montecitorio a mettersi sull'attenti anche quando entrano i parlamentari sui quali pende una richiesta d'arresto, oppure quando entra Luigi Cesaro, detto Gigina Pulpetta, autista del fondatore della nuova camorra organizzata Raffaele Cutolo. Sono questi anche i soggetti che frequentano il Parlamento. Da quando siamo entrati nelle istituzioni, soltanto alla Camera sono stati arrestati due deputati. Uno del Partito Democratico, tal Francantonio Genovese, che si rubava i fondi destinati alla formazione professionale dei giovani siciliani. L'altro si chiama Giancarlo Galan, ex ministro, ex governatore del Veneto, e quando è stato arrestato, oltre ad essere deputato della Repubblica Forza Italia, era anche presidente della Commissione Cultura. E considerate che da Galeotto, in carcere, continuava a ricevere lo stipendio da parlamentare della Repubblica e da presidente della Commissione Cultura. Simone Valente è un deputato e sta all'interno della Commissione Cultura. E mi ha raccontato che mentre Galan era in carcere, il presidente della Commissione Cultura, capitava di ricevere alcune delegazioni di Commissione Cultura di altri paesi, magari la Commissione Cultura svedese, che arrivava e veniva ricevuta chiaramente dal vicepresidente. E si domandava: scusate, ma dov'è il presidente? Al che il vicepresidente, deputati del PD e di Forza Italia gli dicevano: oggi non è potuto venire, ti vuoi indisposto. Anche magari Simone o altri della Commissione Cultura dice: scusate, non è che vorremmo guastare la festa, però non è che è indisposto, è in galera per corruzione. E quelli della maggioranza del PD e di Forza Italia magari se la prendevano con Valente, dicendo: deputato Valente, perché devi metterci così in cattiva luce, dicendo, come se la colpa fosse sua, che raccontava appunto che il presidente era in carcere. Esistono i criminali in Parlamento. Prima dell'estate è stato arrestato, anche con grande pressione del Movimento 5 Stelle, un senatore entrato con Forza Italia, poi passato nel nuovo centrodestra, il partito, pensate, del ministro dell'interno Alfano, poi finito in un altro partito. Un senatore che si chiama Caridi è tuttora senatore della Repubblica, anche se in carcere. Ha votato tra l'altro la prima tranche delle riforme costituzionali, è stato arrestato in quanto per la procura antimafia è un dirigente della cupola segreta dell''Ndrangheta, perché oggi le cosche formano uomini politici, li preparano e li infiltrano nelle istituzioni, siano esse comuni, regioni, Parlamento della Repubblica o Parlamento Europeo. Fermi! Esistono quindi episodi di estrema e grave criminalità all'interno delle istituzioni. Io prima di entrare tuttavia in Parlamento credevo che il problema principale fossero i delinquenti e credevo che lì all'interno avrei trovato i miei demoni, i nemici, i disonesti. Per carità, come vi ho detto, dandovi dei fatti inequivocabili, ci sono questi soggetti. A distanza di vari anni mi sono reso conto che il problema principale non sono neppure i criminali, ma le persone relativamente oneste, ovvero persone che non hanno rubato, ma che pur di restare in quel palazzo e di essere rinominate per mantenere quel posto di lavoro, accettano di stare magari di fianco ad un criminale che ha preso tangenti o è un dirigente della cupola segreta dell''Ndrangheta. Se voi foste una mosca,
Dopo essere entrati dalla porta principale, potreste prendere due strade, o a destra ci sono dei divanetti, io sono convinto che siano in pelle umana quei divanetti, o a sinistra c'è un altro corridoio dove si fuma, lì si può fumare, e da questi due corridoi si accede ad un corridoio molto grande e lussuoso che si chiama il transatlantico. Io lo definisco il corridoio delle anime perdute, perché sono convinto che qualcuno lì ci stia perdendo l'anima. In questo corridoio i politici si riuniscono e fanno i cosiddetti capannelli, si incontrano tra di loro e parlano, e io li ascolto e li ho ascoltati e non li ho mai sentiti parlare di un problema dei cittadini. Parlano di correnti e controcorrenti, di poltrone e contro poltrona, chi piazzo lì, chi piazzo di là, non è neanche colpa loro, è il loro meccanismo mentale. Ragionano in questo modo perché per loro la politica non è un servizio civile da fare a tempo determinato, ma una professione. E sappiate che il parlamentare è l'unico mestiere, tra virgolette, che inizia a fare peggio quando diventi professionista. Sono in quel corridoio e parlano di questo, chi piazzo là, chi piazzo di là, come posso fare a garantirmi quei voti, ed è questo meccanismo che poi porta De Luca a chiedere ai sindaci: portatemi dei voti, fate quello che cazzo volete, offrite delle fritture di pesce, ma portatemi 4.000 voti sulle riforme costituzionali. È il meccanismo, il cancro è la politica come professione. Oggi vi dico che queste riforme servono esclusivamente a prelevare il popolo italiano dell'ennesimo diritto, quello di votare direttamente tutti i deputati e senatori, perché con l'Italia come la Camera quasi il 70% dei deputati verrà scelto dalle segreterie dei partiti con il sistema dei capilista bloccati, cioè il numero uno in lista è deciso dai partiti politici ed è quello che si trova in cima alla lista che evidentemente è il primo ad entrare in Parlamento. E con queste riforme costituzionali al Senato, il Senato di fatto viene scelto dagli stessi segretari di partito che pescano i futuri senatori della Repubblica all'interno dei consigli regionali, trasformandoli in senatori e garantendogli un'immunità parlamentare. Io vi dico tutto questo, e vi ho parlato di disonesti, di criminali e non criminali, perché il problema vero in quel palazzo sono i politici, anche onesti, alla Cuperlo, che pur di mantenere quel posto di lavoro scendono a compromessi in primis con le loro coscienze, con i loro passati, i loro ideali, e nei peggiori dei casi scendono a compromessi con il crimine organizzato che gli garantisce dei pacchetti di voti in cambio appunto del favore da restituire una volta che sono stati eletti. E fino a che il popolo italiano non capisce che senza il diritto di scelta e quindi di non scelta, perché se io posso scrivere un nome e un cognome in una scheda, evidentemente non ne scriverò un altro, ma fino a che questa scelta dei parlamentari verrà soprattutto gestita dagli stessi partiti politici che ci hanno impoverito, evidentemente il futuro senatore e la gran parte dei deputati, pur di mantenere quel posto di lavoro, perché per loro è un lavoro, scenderanno a compromessi con il partito che li ha nominati, evidentemente soddisferando le richieste del partito, perché rispondono a coloro che li nominano, perché i loro datori di lavoro sono i partiti politici e non il popolo italiano che di fatto non li elegge più. Credetemi, ci sono criminali ed è un problema e si deve affrontare con una vera legge anticorruzione, ma in questo paese la legge anticorruzione la fa anche uno come Verdini, condannato per corruzione poi prescritto, e attualmente Verdini, padre costituente, scelto da Renzi per modificare la Costituzione, perché lui ha detto che queste riforme portano la sua firma e nessuno del PD l'ha mai smentito. Attualmente Verdini è anche sotto processo per un processo relativo all'AP3, un'organizzazione eversiva, l'evoluzione dell'AP2, e secondo i giudici che hanno richiesto la condanna per 4 anni per corruzione, sempre per Verdini, questa organizzazione, l'AP3, è stata creata per condizionare gli organi costituzionali dello Stato e è stato scelto come nuovo padre costituente. Quello che vi voglio dire è che il problema è la partitocrazia, il fatto che oggi le istituzioni non appartengono di fatto più al popolo italiano che non le controlla,
non le può più controllare, ma quei partiti politici che, come disse Berlinguer negli anni Ottanta, hanno occupato la RAI, hanno occupato la sanità pubblica, magari hanno occupato alcune università, si sono infiltrate nelle banche, o non so se sono le banche che si sono infiltrate nelle istituzioni, probabilmente entrambe le cose, e oggi hanno di fatto prelevato di quasi tutti i poteri quel popolo che dovrebbe essere, secondo la nostra Costituzione, sovrano. Questo è il dramma della Repubblica Italiana, e fino a che continueremo ad abbassare la testa, a lasciargli passare qualsiasi indecenza, costoro continueranno a passarci sopra ogni qualvolta ne abbiano appunto voglia. Questo è il sistema, e il sistema si può evidentemente scardinare con un no il 4 dicembre. È evidente che questo non è soltanto un voto per permettere ai cittadini di votare, ma un voto per mettersi di traverso a quell'intero sistema che di leggi ne ha fatte passare a decine in 4 e 4, 8, un attimo, leggi evidentemente indegne come il Jobs Act, che ha creato il precariato ancora più diffuso. Oggi, secondo l'Istat, un cittadino è occupato se riceve un voucher a settimana, cioè se guadagna 10 euro a settimana, anzi 7,5, perché 2,5 vanno in tasse, ovvero se un cittadino prende in una settimana il corrispettivo per comprarsi un pasto caldo in un fast food, è considerato occupato. Così il Presidente del Consiglio in qualche slide può dire aumentata l'occupazione, perché poi l'informazione, questo è, l'avete visto in questi giorni, Roberto Fico mi ha mandato dei dati sconvolgenti sulla televisione, io la televisione non ce l'ho e non ho pagato il canone, ho fatto la disdetta ed è meraviglioso, se devo vedere qualcosa me lo vedo in internet. Io vi consiglio di spegnerla, accendetela solo quando ci andiamo noi, così lo mettiamo là, l'audience, e sono costretti a darci, a invitarci. Occhio, occhio che la manipolazione avviene senza neanche tutto ne renda conto. Questo è il sistema. Oggi tu hai a casa la televisione spenta, si accende da sola e compare Renzi. Io lo so che è così. La dovete scocciare con il nastro isolante adesivo nero, però comparirà lui e continuerà a parlare. Questo è il sistema, questo, e noi abbiamo la possibilità di metterci di traverso, perché coloro che ci hanno impoverito appunto con queste leggi che sono passate in pochissimi giorni, perché quando gli fa comodo in pochissimi giorni, mentre il reddito di cittadinanza, che è l'unica soluzione che può portare fuori questo paese dalla crisi, perché questa terra, la Sardegna per esempio, deve cambiare radicalmente, dovrà campare da qui a qualche anno esclusivamente di energia rinnovabile, cultura, turismo, 12 mesi all'anno ed enogastronomia, basta! Questo deve fare la Sardegna, e con questo sarebbe una delle terre più ricche del mondo, perché è una terra meravigliosa che ha tutto, a montagne, a coste, a città d'arte, ha incredibili prodotti enogastronomici, e se me li volete regalare io questi li accetto sempre, sempre, ma non le panadas, non perché non mi piacciono, perché me le devo mangiare tutte, perché poi non vanno a male, quindi prodotti cortesemente che si conservano nel tempo, olio, marmellate, zafferano, che voi fate uno zafferano incredibile, e canno nao, per favore, perché lo adoro, per favore. Nell'attesa che questa terra venga riconvertita del tutto verso il nostro petrolio, che è quello che porterà ricchezza a tutti i sardi devono campare e diventare ricchi con questo, cosa che avviene in altri territori al mondo infinitamente più brutti di questa terra straordinaria che si chiama Sardegna. Nell'attesa i giovani non possono fuggire dalla Sardegna, ed è per quello che occorre il reddito di cittadinanza, perché dobbiamo iniziare a pensare che il reddito è un diritto, come respirare, come avere un tetto, una salute pubblica, un trasporto pubblico decente. Noi abbiamo preso il treno da Sassari, la ferrovia non è elettrificata, un treno a gasolio in una delle regioni più belle del mondo, e non è l'unico treno a gasolio che abbiamo preso durante questo viaggio, con una ferrovia che soltanto un tratto al doppio binario. E poi Renzi, per dare magari, come dire, per lanciare il messaggino, il voto di scambio alla Salini in pregilo, parla di ponte sullo stretto, quando questo è il livello delle nostre ferrovie e dei nostri ospedali. Queste sono le priorità. Sappiate che la gente che in questi ultimi 30 anni ci ha impoverito, oggi sta dicendo in tutte le televisioni che se hanno approvato delle leggi indecenti è colpa della Costituzione.
E qualora cambiassero loro, che hanno approvato queste leggi indecenti, la Costituzione, magicamente l'Italia ripartirà. Il ministro Boschi è riuscito anche a dire che qualora dovessero vincere i sì, loro saranno finalmente obbligati a garantire cure per i malati gravi. La Costituzione già lo dice, e chi specula così sui malati si descrive da sé. È evidente già i soggetti come si autodescrivono con queste frasi veramente vergognose. Dovete capire che questo è il sistema, è questo. È come se i ladri che ci sono entrati in casa negli ultimi 30 anni e ci hanno rubato, oggi venissero da noi e ci dicessero: io sono il tuo ladro, ti ho rubato, è vero, ti ho svaligiato casa negli ultimi 30 anni, però se tu oggi mi dai l'opportunità di cambiarti io la serratura di casa tua, cioè la tua Costituzione, ti garantisco che non ti ruberò mai più. Se ci volete credere, credeteci pure, però sarebbe da schizofrenici. Guardate che è questa la situazione. Ma sapete perché l'hanno fatta questa riforma? E questo non si può smentire, perché qualora dovessero vincere i sì il giorno dopo, senza che il popolo si sia espresso, questo Senato, che non viene abolito, viene abolita la scheda elettorale, verrà composto circa per il 60% da senatori del Partito Democratico. Punto. Il giorno dopo. Perché? Perché il Partito Democratico governa la maggior parte di queste regioni, si scelgono tra consiglieri regionali e avranno circa il 60% dei senatori. Il 5 Stelle avrà più o meno lo stesso numero di senatori del partito di Alfano, Nuovo Centrodestra, che ha il 3%, ha più indagati che elettori il partito del Ministro dell'Interno. Ecco, questa è la situazione, ed è stata fatta perché? Perché questa è la mia teoria. Io mi sono reso conto che i partiti politici, parlandoci con i soggetti, con i politici in Parlamento, abbiano messo in conto la possibilità che il 5 Stelle un domani potrà arrivare al governo. Perché? Perché abbiamo vinto a Roma, abbiamo vinto a Torino, siamo, nonostante tutto e tutti quelli che ci attaccano, la prima, forse la seconda, ma ce la giochiamo, forza politica del paese. E dato che loro sanno che quel che diciamo facciamo, quel che facciamo abbiamo detto che avremmo fatto, e l'hanno, se ne sono resi conto drammaticamente a Roma, dove i Montezemolo, i Malagò, i Caltagirone stanno ancora piangendo perché non gli abbiamo concesso di fare le Olimpiadi dei Palazzinari. E dato che loro hanno messo in conto che il movimento magari un domani avrà la maggioranza, e che quel che dice fa, loro sanno che noi la Costituzione sì, la vogliamo cambiare. Sì, vogliamo togliere l'immunità parlamentare, perché l'immunità parlamentare non è l'insindacabilità delle espressioni, degli atti o delle opinioni fatti nell'esercizio del proprio mandato. Immunità significa che oggi un politico non può essere arrestato, intercettato, perquisito senza il voto della Camera d'appartenenza, e noi la vogliamo abolire perché rappresenta spesso anche un modo di vendersi il proprio voto. Io devo essere arrestato, la Camera si deve esprimere sul mio arresto, è successo al Senato con un senatore pugliese che si chiama Azzollini del Nuovo Centrodestra, tu mi salvi e io Nuovo Centrodestra, che su Azzollini conto perché mi porta dei voti, ti garantisco magari voti a questa legge porcata, così tu la puoi portare avanti grazie ai miei voti. Questo è il mercato delle vacche che c'è in Parlamento. E noi, anche per contrastare questo mercato delle vacche, un'altra proposta che vogliamo inserire in Costituzione è l'obbligo di dimissioni per tutti quei politici che entrano con un partito e poi vanno con un altro, devono andare a casa. Perché Volta Cabana non li sopportiamo più, e perché le leggi infami passano proprio con i trasformisti, persone che passano da un partito all'altro e grazie al sistema delle nomine, non dipendendo dal popolo che non li ha eletti, ma potendo rientrare grazie ai partiti che li nominano, non hanno nessun timore e nessuna vergogna a vendersi il proprio voto, appunto a cambiare partito politico. Dato che noi queste riforme le porteremo e le stiamo dichiarando già adesso, e le dichiareremo ancora con più forza prima di le future elezioni politiche, quando ci faranno votare, loro che cosa hanno fatto? Hanno creato un Senato che non è vero, che non conta niente, perché il futuro Senato, qualora dovessero passare sì, sarà chiamato a votare leggi europee e future riforme costituzionali, ovvero un Senato non eletto dal popolo italiano
che senza che il popolo italiano si sia espresso già sarà stragrande maggioranza del Partito Democratico, che ha più o meno il 30% dei consensi in questo paese, ma avrà quasi il 60% dei senatori, e voi ce li vedete, dei senatori non eletti da nessuno, pescati nei consigli regionali dai partiti politici ai quali i partiti politici hanno regalato l'immunità, non dovendo dipendere dal popolo italiano, votare quando il Movimento 5 Stelle le proporrà per l'abolizione della loro immunità parlamentare che gli hanno garantito non i cittadini ma i partiti politici, oppure per l'obbligo delle dimissioni per tanti di loro che sono esperti in Volta Gabbana, in trasformismo politico in cambio di casacca. È fatto apposta. È come se queste riforme fossero un'assicurazione sulla permanenza nella vita politica di questi soggetti che con un voto popolare magari non verrebbero neanche più eletti, neanche dai loro familiari più stretti, perché più li conoscono e più non li voterebbero, e quindi senza il sistema delle nomine non potrebbero continuare a stare in quelle poltrone a 14.000 euro al mese, a sentirsi importanti perché scrivono un comunicato che viene ripreso dal giornale, ricevono un'intervista, c'è qualcuno che gli apre la portiera della macchina della loro auto blu per farli scendere, godono a sentirsi chiamare onorevoli della Repubblica o a mettersi sull'attenti, o vedere un carabiniere che si mette sull'attenti quando passano. Noi invece godiamo nel vedere dei carabinieri messi in condizione di fare il loro lavoro e veramente arrestare i ladri, a cominciare dai colletti bianchi, i corrotti con questo paese non ci vanno in galera, e alle forze dell'ordine che ringrazio, ora glielo passi, possiamo fare un grande applauso, dico che siamo dalla loro parte, non mollate, il malaffare è grande, continuate in questo lavoro, perché Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia stanno facendo grandi lavori, hanno scoperto Mafia Capitale a Roma, una quinta organizzazione criminale nata grazie al Partito Democratico, e stanno facendo arresti su arresti in Expo, questa straordinaria invenzione renziana dove l'Andrangheta si è infilata. Il problema è il distacco dalla realtà. Voi lo sapete che noi, al di là di questa campagna, giriamo sempre in questo modo, e quando scegliamo i premi regionali lo facciamo A per costruire delle campagne a costo ridottissimo, B perché conosciamo migliaia di persone che ci parlano dei problemi reali, e nessuno ci ha fermato dicendoci: guardate, l'unica cosa che io vorrei per favore è un Senato non eletto da me e dove decidono tutti i partiti politici. Nessuno me l'ha mai detto. Invece mi hanno detto: abolite l'immunità parlamentare, vogliamo vedere a casa quelli che cambiano partito, vogliamo il reddito di cittadinanza, non si campa con 440 euro al mese. E la frase, vi giuro, vi do la mia parola d'onore, che si ascolta di più è la seguente: qui hanno chiuso un ospedale, e magicamente dove chiudono l'ospedale sorge una clinica privata, e tu scopri che tra i finanziatori anche delle convention renziane ci sono cliniche private, e tu capisci che oggi i partiti politici non sono quelli che erano un tempo, minimamente, sono delle SPA, delle società per azioni, cui i principali azionisti sono i principali finanziatori. Io ti do i soldi, questa è la domanda che ci dovremmo fare, dimmi chi ti finanzia e già ti dirò che politica farai. Il movimento, l'enorme rivoluzione, poi pure noi possiamo sbagliare, per l'amor di Dio, noi non veniamo da Marte, però da noi chi sbaglia paga, ricordatevelo. Sappiate che il movimento, essendo finanziato da microdonazioni di migliaia e migliaia di cittadini, ha un unico padrone, un unico lobbista che lo controlla, il popolo italiano. Questa è la differenza. Io posso pure sbagliare in Parlamento, anche se vi do la mia parola d'onore, non mi vergogno di nessun voto che ho fatto in Parlamento, ma io sono entrato in Parlamento spendendo 144 euro di campagna elettorale, di cui 50 me li regalò mia zia, e mia zia non mi ha mai chiesto in cambio un emendamento, una legge o di piazzare qualcuno da una parte. No, è questa l'immensa rivoluzione. Se ci sono parlamentari liberi possono anche sbagliare, perché per carità, però non verranno mai controllati dagli azionisti dei partiti politici, che sono le lobby finanziarie, esclusivamente in questo periodo le banche d'affari, perché qua è in gioco la supremazia, la sovranità di un popolo in pericolo rispetto al capitalismo finanziario, che è la nuova evoluzione del capitalismo.
Cioè la creditocrazia è nata al posto della democrazia. Ci controllano perché controllano il nostro debito. Come uno strozzino potrebbe controllare qualcuno che ha ricevuto un prestito, così delle grandi banche d'affari controllano le istituzioni, piazzando i loro uomini. Non è un caso che tanti soggetti che hanno lavorato nel Ministero del Tesoro, nel Dipartimento del Tesoro, abbiano lavorato prima o successivamente come consulenti delle grandi banche d'affari. Vi devo fare i nomi? Certo, la Rothschild, la Goldman Sachs, la JP Morgan, le agenzie di rating, questo sistema che di fatto con il credito, prestandoci dei quattrini e con gli interessi, ci tiene in pugno. Questa, chiamatela come vi pare, ma non la chiamate democrazia, perché questa non è democrazia, si chiama creditocrazia, chiamatela come vi pare, ma non è democrazia. E oggi dire di no significa mettersi di traverso con questo sistema, e noi vi stiamo chiedendo la mano perché di più non possiamo fare, perché stiamo dando l'anima, ci stiamo veramente impegnando giorno dopo giorno, e lo vedete, e ci impegniamo da 3 anni a questa parte, perché a Cagliari siamo venuti un mucchio di volte, anche non in campagna elettorale, e la nostra buona fede la dovete riconoscere proprio dal fatto che noi in Sardegna, pur avendo i sondaggi, ci davano il 20%, non ci sentivamo pronti ancora a candidarci alle regionali, e non ci siamo candidati, e questa è la più grande dimostrazione che a noi non ci interessano le poltrone. State tranquilli che alle prossime elezioni regionali saremo pronti e la Sardegna verrà amministrata dal Movimento 5 Stelle. Ora noi vi chiediamo una mano, ognuno deve diventare sindaco di se stesso, del proprio metro quadro, va difesa questa terra, va difesa da veri e propri invasori che non invadono più con i carri armati, grazie a Dio, ma con il debito, con le banche, con le multinazionali, sempre invasori si tratta, e va difesa questa terra, e vi chiediamo di alzare la testa in questo momento decisivo, non accontentiamoci del bonus, perché io ogni qualvolta vedo in Parlamento che arriva un bonus, è il momento in cui ci stanno fottendo un diritto, è matematico, bonus 80 euro e jobs act che distrugge il lavoro. Bonus a studenti o bonus insegnanti, buona scuola che ha reso frustrati i migliori insegnanti di questo paese. Fisso! Ma lo fanno apposta! Non sono stupidi! Lo fanno apposta perché vogliono un popolo di persone sufficientemente ignoranti per poter essere manipolate dal sistema di informazione e abbastanza povere da essere controllate dal voto di scambio, un buono di benzina, la promessa di un ricovero di un parente in ospedale, la promessa di assunzione di un figlio che magari è costretto a lavorare in India in un call center, o una frittura di pesce, come dice il governatore Lula. Questa è la Repubblica che hanno inventato. Una Repubblica basata sul bonus, sulle mancette elettorali, una Repubblica basata sull'asfalto elettorale, iniziano un'opera prima delle elezioni, ti dicono la finiscono dopo soltanto se gli voti, iniziano una rotatoria prima delle elezioni e ti dicono che la finiranno dopo, una Repubblica fondata sulle rotatorie da costruire prima delle elezioni, questo è per loro. Io vi dico che un popolo si dimostra popolo sovrano quando non si accontenta più dei bonus e delle mancette, ed oggi questa riforma costituzionale è proprio questo. Io ti do il bonus di una finta, di un finto risparmio sui costi della politica, e noi siamo l'esempio, guardate come facciamo politica, i quattrini che abbiamo restituito. E in cambio però io ti tolgo un diritto, è lo stesso identico sistema renziano, bonus in cambio di diritti. E sappiate, ripeto, che un popolo è sovrano quando non si accontenta di bonus e mancette che sono sempre quattrini nostri, ma quando va a testa alta, a schiena dritta e rivendica diritti. Viva Cagliari, viva la Sardegna e viva il popolo italiano! Grazie! Grazie di cuore! Coraggio Cagliari, coraggio! La Repubblica cieca, milioni di elettori addormentati per tentare davanti ai televisori. Buonanotte senatore, 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 non credo sul decreto, in Parlamento non c'è spazio per i disonesti, sono già incompleto, la storia ci ha insegnato che l'Italia
lasciare. Quando trovi la tua strada, te la fa saltare male. Ti vedi più di nulla, ma ti prova. Dalla marcia su Roma, fino al marcio su Roma. Solo movimento che la mangia all'infinito. Non è spento. Ci sarò. Domani siamo all'Aquila, a che ora? 18? Non lo so, controllate. Domani siamo all'Aquila, poi a Roma il 26, facciamo una grande camminata alle 14, alle 13.30 da Basilica San Paolo fino alla Bocca della Verità. È importante, cerchiamo di essere tanti e se possibile portate, se potete venire, una bandiera italiana, una fascia tricolore, perché ognuno deve diventare sindaco del proprio metro quadro, di casa sua. Ce la stiamo mettendo tutta. Venite a Roma per una bellissima camminata per la Costituzione. Grazie a tutti, coraggio! Facci sognare!